Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati in un altro video. Oggi parliamo di The Atlas Six, che non ho qua purtroppo, scusatemi, però è rimasto giù a casa. Prima di iniziare, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, anche quella della mia affiliazione Amazon, IBS, Feltrinelli ed anche Libraccio. E se comprate la riceverò una piccola percentuale, a voi non saluto nessun sovrapprezzo che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza sniscare oltre, direi di cominciare. Partiamo da qualche informazione un po' più editoriale, dato che non ho qua con me il libro. The Atlas Six è scritto da Olivia Blake, è il suo primo romanzo, è tradotto in Italia dalla Sperling & Kapfer, che l'ha portato con la copertina originale. Ed il prezzo di copertina del libro, che è una copertina flessibile con sovracoperta, è di 17,90 euro. All'interno del libro, inoltre, all'inizio di ogni parte, perché il libro è diviso in 4-5 parti, si trovano delle illustrazioni, tutte le illustrazioni dei sei protagonisti. Trama. La trama è un po' particolare, nel senso che non si comprende benissimo all'inizio. Si tratta infatti di sei protagonisti. I protagonisti infatti sono sei persone, tre ragazze e tre ragazzi, che vengono contattati da un certo Atlas, per questo il nome di Atlas Six. Per cominciare una valutazione alla fine della quale ci sarà una prova di iniziazione che consentirebbe loro di entrare all'interno della società Alessandrina, una società che detiene il grande sapere del mondo perché appunto controlla quella che viene appunto chiamata la Biblioteca di Alessandria. E questa è davvero la trama generalissima, più di questo non vi dico. Vi dico però un'altra cosa riguardante il world building di Atlas. Il mondo all'interno del quale ci troviamo è un mondo, direi urban fantasy, perché è il mondo che noi tutti conosciamo, ma con aggiunte magiche. Nel senso che ci sono delle persone che sviluppano particolari capacità, chiamati medeiani, che appunto sviluppano della magia, possono ad esempio manipolare la materia, possono leggere nel pensiero, possono far crescere le piante, i raccolti, possono influenzare le emozioni e così via. I nostri protagonisti, quindi sono sei medeiane a tutti gli effetti, sono Libby, che è una fisicista, quindi manipola la materia, come Nico, che è un altro dei protagonisti, Reina, che ha un potere molto particolare legato alla crescita e alla vita, poi abbiamo Callum, che influenza le emozioni, Parisa, che è una lettrice della mente, ed infine Tristan, il cui potere è quello di guardare oltre le illusioni. Bene, detto questo, partiamo con la recensione, che sarà senza spoiler. Parto con il dire che a me il libro è piaciuto tanto, credo che sia una storia molto valida, con davvero tanti spunti per libri futuri. La parte bella di The Atlas Six non è tanto l'azione, ma è veder muoversi i protagonisti verso la scoperta totale dei loro poteri e in base a questo muoversi e relazionarsi agli altri, cercando di capire ovviamente quale sarà poi la prova finale che li aspetta alla fine del loro percorso di prova, ecco, all'interno della società Alessandrina. Quindi la parte fondamentale da capire su The Atlas Six è che assolutamente non è un libro di azione, è un libro di introspezione e spiegazione e descrizione. Eccezione fatta per l'ultima parte e per una piccola parte all'inizio, infatti non c'è praticamente azione. Ci si basa semplicemente su ragionamenti sui poteri magici, su come funzionano i poteri magici, sulla sperimentazione di essi. Quindi in questo a me il libro è piaciuto tanto, però non vi nascondo il fatto che il libro non è assolutamente un libro perfetto. E la maggior parte dei difetti che riguardano questo libro non si trovano nella trama generale, ma nel modo in cui è stata strutturata e scritta dall'autrice, almeno a mio parere. Il problema di The Atlas Six, infatti, è la sua estrema lentezza, soprattutto all'inizio. Noi abbiamo sei protagonisti e per ognuno di loro c'è un punto di vista, un POV, e di conseguenza le scene che avvengono all'interno del libro sono narrate non da un solo personaggio, ma se ci va bene da due, se no da addirittura più di due personaggi, quindi tre, quattro, cinque, sei personaggi.
cosa che inevitabilmente rallenta la lettura, perché la scena la conosciamo già, non abbiamo bisogno di ripercorrerla 50 volte per capirla meglio. E se ne abbiamo bisogno, evidentemente c'è qualcosa che non va nella descrizione della prima scena. Inoltre, un grande difetto che ha questo libro è la spiegazione del world building. Il libro, infatti, a mio parere sempre, è spiegato malissimo. Vi ho spiegato all'inizio un po' la struttura del mondo magico presente all'interno di Atlas X, ma mentirei se dicessi che l'ho capita completamente. Questo perché credo che l'autrice abbia voluto fare la misteriosa per una buona parte all'inizio del libro, quindi si sia bruciata l'occasione e la possibilità di spiegare per bene la creazione del suo mondo magico, e quindi quando poi ci prova sembrano una cozzaglia di informazioni che tra di loro non legano, ed infatti appunto la spiegazione del world building è confusionaria. Questo ovviamente pone il problema che il lettore si vede spiazzato soprattutto all'inizio, ma in realtà durante la lettura anche, perché non capisce che cosa sta succedendo e come è strutturata la società e il mondo intorno a The Atlas X, cosa fondamentale considerando che la società alessandrina è già di per sé una società ben strutturata. In sostanza non soltanto non si spiegano bene chi sono i medeiani, quali possono essere i loro poteri, o meglio, vengono spiegate queste cose, ma non bene quanto si dovrebbe. Ma soprattutto non viene spiegato praticamente nulla della società alessandrina. In particolare, infatti, i personaggi che rimangono più misteriosi sono indubbiamente Reina al primo posto, ma poi anche Callum, Parisa e Tristan. In sostanza, gli unici due che si capisce davvero bene chi sono, sono Libby e Nico. È chiaro che questo è un primo libro, quindi non si può svelare tutto, però di base poteva essere scritto meglio. Nonostante questo, però, a me è piaciuto tantissimo. È un libro che mi ha attirata fin dall'inizio, nonostante all'inizio abbia avuto proprio chiare difficoltà a leggerlo, perché non riuscivo a rimanere concentrata sulla lettura a causa della confusione. Però poi è andato meglio. Il colpo di scena finale mi è piaciuto tanto. Devo essere sincera, l'avevo subodorato, ma comunque mi è piaciuto. E a questo punto non vedo l'ora di sapere che cosa succederà all'interno del secondo libro, sperando che non soffra della sindrome da secondo libro e che le cose che sono state spiegate male all'interno di The Atlas X vengano finalmente spiegate bene. Io vi consiglio tanto The Atlas X, ma soltanto se vi piacciono i libri lenti, quelli in cui non c'è molta azione, perché è un libro di più spiegoni, in sostanza. Però devo dire che pur non essendo appassionata di spiegoni, io sono riuscita a leggerlo senza problemi, quindi vi dico la mia. Deve piacere una storia del genere, indubbiamente è lento, però secondo me quindi merita la lettura. Io l'ho letto con il TKGDL di settembre, cioè il mio gruppo di lettura, e sono molto contenta di averlo fatto perché era un arretrato che volevo recuperare, poi l'edizione è bellissima, non costa neanche tantissimo. E quindi sì, se avete la possibilità, volete recuperarlo cartaceo e ebook in prestito, io vi consiglio The Atlas X. Detto questo, spero di esservi stata utile, spero che il mio video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete letto The Atlas X. Nel caso in cui non l'abbiate letto, fatemi sapere che cosa ne pensate. E a questo punto, se il video vi è stato utile, lasciate un pollice in su e un commentino qui giù. Se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!